Carissimi amici e carissime amiche di QRP Sentieri, buongiorno. Oggi ci troviamo nelle capanne di Marcarolo. Siamo a cavallo tra il Piemonte e la Liguria e vi voglio portare in cima al Monte Tobbio. Si trova qua in alto, pressappoco. Ok, per arrivarci dovremo percorrere tutta la montagna dietro. Avremo un'ora e mezza, un'ora e cinquanta di camminata. Dopodiché arrivati in alto, indovinate un po' cosa farò? Installerò un'antenna e proveremo a collegare qualche parte dell'Italia o del mondo. Questo ormai l'avete imparato a memoria. Il punto di partenza è quello che si chiama Valico degli Eremiti, dove c'è questa chiesettina e dove troviamo le prime indicazioni per il sentiero. Noi prenderemo la terza indicazione, Monte Tobbio, arriveremo a metri 1092 con 1 ora e 45 di cammino, non mi sbagliamo. Buona passeggiata! Allora, il primo pezzo di questa passeggiata fino alla prima palina di segnalazione col bivio per chi arriva da Voltaggio, perché io sono partito dal Valico degli Eremiti, ma nella realtà se uno vuole intraprendere una passeggiata un po' più lunga lo può fare partendo dal paese di Voltaggio. Questo primo pezzo è caratterizzato dalla presenza anche di piante, di arbusti, in ogni caso anche di un pochettino d'ombra. Fate bene attenzione, parlo sempre per esperienza soggettiva e personale, che questo primo pezzo è gradevole, quindi riuscite a fermarvi eventualmente a prendere una boccata d'aria, a sfruttare un pochettino d'ombra per rinfrescarvi. Dopodiché comincerà un pezzo che sarà puramente pietra, quindi cercate di avere dietro sempre un'ottima protezione solare, di avere una buona quantità di liquidi, perché sennò potreste risentire molto del caldo che caratterizza questa passeggiata. Inoltre, guardando sul portale, viene proprio specificato di evitare questa passeggiata nei periodi molto caldi. Dopo 20 minuti di cammino siamo arrivati alla prima pallina di segnalazione che ci indica che Voltaggio, quindi il sentiero che arriva dal paese di Voltaggio, dista 1 ora e 45, quello che dicevamo prima. Noi siamo arrivati dal Passo degli Eremiti, che è questo qua. Nel frattempo ne approfitto per farvi vedere un po' di Appennino Ligure. La palina ci segnala che il Monte Tobbio è sempre a 1 ora e 15 di strada, il Passo della Dagliola, che è una sorta di conca, 25 minuti, quindi non ci resta che metterci nuovamente in cammino, intraprendere questo sentiero, ricominciare a salire per arrivare qua dietro al Passo della Dagliola. Sicuramente vi chiederete come fare ad orientarsi. Qua non abbiamo gli alberi segnati di rosso come nella precedente escursione ad Artesina, ma se prestate attenzione di tanto in tanto troverete il sentiero CAI marchiato come numero 401 e il sentiero che porta al Tobbio è quello caratterizzato dal punto trattino. Quindi andremo su di qua.
Siamo arrivati ora al passo della Dagliola ad 853 metri d'altezza. Abbiamo un bivio. Monte delle Figne, 1 ora e 30 di là, ok? Che non è detto magari che si riesca a fare oggi, dipende dal tempo che mi avanzerà dall'escursione. Nel frattempo, breve carrellata. Oggi purtroppo non è proprio limpidissima, altrimenti avremmo una visuale eccellente, eccellente. Altra pallina di simulazione che ci dice che il Monte Tobbio ce l'abbiamo a 50 minuti di strada. Noi abbiamo già percorso 40 minuti dal punto di partenza dal Valico degli Eremiti, quindi non ci resta che cominciare la parte scoperta che sale senza piante, quindi prepariamoci a un bel po' di sole. Eccoci arrivati ad una nuova pallina di segnalazione che ci dice che Monte Tobbio ce l'abbiamo a 20 minuti, quindi siamo relativamente vicini. Abbiamo anche delle altre indicazioni che ci dicono che il Valico degli Eremiti, ovvero il punto dove abbiamo lasciato la macchina, è a 1 ora di strada. Questo perché mi sono dimenticato di dirvi che per raggiungere la cima ci sono due strade. La prima è quella che ho fatto io, diciamo più alla portata di tutti. L'altra è molto più ripida e leggermente più corta, adatta però comunque a persone con un certo tipo di allenamento. Scegliete voi, valutate voi in funzione delle vostre condizioni fisiche. Siamo sul pezzo finale e in teoria dopo questa curva dovremmo cominciare a intravedere la chiesetta e quindi il Monte Tobbio. Riuscite ad intravederlo? Sì, eccolo qua sopra. Perfetto. Quindi come parte finale faremo questo giro di qua e arriveremo in cima.
Grazie mille, QSL ricevuto, 5-9 anche per te. Perfetto, grazie di aver chiamato e buona settimana, QRZ. Ok, Italy Reform 1, Papa Zulu Charlie. Thank you very much for coming back, your reporter 5-5 Ricardo. Nice to meet you, nice to meet you. I'm in portable mode. I am at the top of the mountain and Monte Tobio it is his name. And I'm 1,100 meters of height with an amphib antenna and QRP mode, only 10 watt, only 10 whiskey QSL. Roger, Roger. Your report is 5 and 7, 5 and 8. Okay, I put the 5 and 7 on my log. Okay, thanks very much coming back and thanks for the QSO at my 73. Good weekend. Good weekend also for you. Italy Uniform 1, Oscar Lima Radio. Italy Uniform 1, Oscar Lima Radio. India Uniform 1, Papa Zulu Charlie. India Uniform 1, Papa Zulu Charlie. Trasmissione precedente, quindi non lo so, è vero che sono sopra il monte, quindi magari rimbalzo peggio io, meglio tu, non lo so, però dai, va bene, mi fa piacere risentirti e magari se ti va posso fare una prova, provo a abbassare sempre la potenza, vedere se riesco a comunicare con te con un 2 watt, quindi proprio minimal QRP. Cosa ne dici? A te India Uniform 1, Oscar Lima Radio, da India Uniform 1, Papa Zulu Charlie. Benissimo, India Uniform 1, Papa Zulu Charlie, da Italia Uniform 1, Oscar Lima Radio. Allora, appena ascoltato Riccardo, al limite del QRM, veramente molto al limite. In 40 metri avevo più rumore, quindi probabilmente per quello che non ti ascoltavo di là. Tutto qua. Dovremmo provare forse in 15 metri. Va bene, dai. Poi al prossimo passaggio mi dirai tu se sei piccato. Il rapporto è 5-5. Di nuovo a te Italia Uniform 1, Papa Zulu Charlie, da Italia Uniform 1, Oscar Lima Radio. Ora, il mio QTH in questo momento è Monte Tobio sulle capanne di Marcarolo, quindi sono a 1100 metri di altezza con la Enfield QSL. QSL. Propagazione che sale e scende, quindi ogni tanto ti perdo. Provo a cambiare antenna. Va bene. Come vuoi tu, se hai tempo da dedicarmi, guarda, tanto adesso mi metto e comincerò a fare anche un paio di chiamate, voglio vedere un attimino come rende l'Enfield, quindi per me c'è tempo a disposizione. Non mi ricordo se ti ho dato il tuo rapporto, in ogni caso tu sei un bel 5859 perché sei comprensibile, segnale forte, quindi va bene, dai, questo è il mio finale, ci sentiamo eventualmente più tardi e alla prossima, ok? 73 India Uniform 1 Papa Zulu Charlie. 73 alla prossima. Ecco Charlie 1 Delta Giulia. India Uniform 1 Papa Zulu Charlie. The Papa Zulu Charlie. India Uniform 1 Papa Zulu Charlie QRP. Ok, allora India Uniform 1 Papa Zulu Charlie QRP. 5-7 il tuo reporto, eccellente. Piacere di conoscerti, nice to meet you. 5-9 for you and I'm in portable mode. Thank you, 73. Grazie tante, ti ringrazio e congratulazioni per il tuo QRP. Ecco Charlie 1 Delta Juliet, ecco Charlie 1 Delta Juliet.
Alpha 3 Hotel Echo November, thank you. 5-9 plus 10. X-ray Yankee Golf Stroke Portable. Mike Zero, X-ray Yankee Golf Stroke Portable calling CQ. CQ, CQ. Mike Zero, X-ray Yankee Golf Stroke Portable calling CQ, over. India Unifor 1 Papa Zulu Charlie Portable. India Uniform 1 Papa Zulu Charlie Stroke Portable, great to get you in the log, sir. Nice signal with me. 5 and 9. Mark is my name. Mike Alpha Romeo Charlie QSL. QSL, QSL, my friend, nice to meet you. My name is Riccardo Romeo India Charlie Charlie Alpha Romeo Delta Oscar. Nice to meet you. You are 5959 in North Italy. I'm portable mode at 1100 meter of 8 with a short antenna. QSL. QSL, Ricardo, QSL. I'm running an ICOM 7300 battery power, 100 watts into a vertical 10 meter antenna, over. Over, over, QSL, QSL. Only a question, my friend. Can you repeat your call sign, please? Yes, sir, it's a Mike Zero X-ray Yankee Golf Stroke Portable, over. Over, over, my friend. Thank you for QSO and 73 and have a nice day. Bye bye. Thank you, Ricardo. You have a nice day. 73, sir. India Unifor 1 Papa Zulu Charlie. QSL, QSL, my friends. Also you are 5556. I'm in portable mode with only 10 watt, 10 whiskey. Roger. Yeah, roger, roger. 10 whiskey is excellent. Good sounding station and good coffee, so thank you for making the distance. I'm running 75 whiskeys from a Fox Tango 891 into a homemade N-fed half-wave antenna. QSL? QSL, QSL. I used it last time, N-feed antenna, but today I wanted to change and I'm using a vertical antenna with a coil at the base, a short antenna, and only 10 watt. Roger? Roger, roger. Well, the vertical's working well. How many radios do you have, over? My radio is a Xiegu G Golf 90. Thank you, my friend. 73 and have a nice day from India Unifor 1, Papa Zulu Charlie to you, Mike Zero Lima, Golf Whiskey. Bye bye. Ciao, ciao, United Papa Zero Lima. India Unifor 1, Papa Zulu Charlie. Uniform Papa Zero Lima. QRP, India Unifor 1, Papa Zulu Charlie, QRP. Uniform 1, Papa Zulu Charlie, QRP, 5907. 5-9 also for you and 001. You are the first. Thank you. United Papa Zero Lima, come here. To India Zero Echo Victor Hotel. Echo Victor. Mi stavo dimenticando una cosa importante. Allo stato attuale e alla data attuale delle riprese vige ancora, per quanto riguarda il Piemonte e la Liguria,
l'allarme per la peste suina. Attenzione, non andiamo a creare allarmismi, bisogna solamente avere delle precauzioni, ovvero al rientro in macchina devo avere ovviamente un paio di scarpe dedicato per il rientro, e le scarpe tecniche che andrò a togliermi dovrò andare a disinfettarle con una soluzione di acqua e candeggina, in sostanza in una percentuale mi sembra del 3-4%. Nel caso in cui avessi incontrato delle carcasse di animali avrei dovuto segnalarle alle autorità competenti, carcasse di cinghiali, e le scarpe che io vado a togliere come gli indumenti vanno messi in un sacchetto dedicato, questo per non andare a portare in giro quella che è una malattia per i maiali portata dai cinghiali, ok? Comunque, per tutte le altre informazioni tecniche vi lascio le descrizioni nel link, ok? Allora, il percorso di discesa mi ha portato via 52 minuti, quindi la discesa è stata con poche pause, quantificatela eventualmente nei vostri calcoli. Il video termina, facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo detto che oggi l'escursione è stata fatta sul monte Tobbio, ok? Siamo quindi in provincia di Alessandria, siamo a cavallo tra Piemonte e Liguria, escursione di 1092 metri,